Proviamo a immaginare un'aula di fine Ottocento. Visualizziamo i banchi, le sedie, la lavagna. Ora, pensiamo a un'aula dei giorni nostri. Quali differenze possiamo notare? Molto poche. La scuola di oggi è quasi identica a quella di un secolo fa, anche se abbiamo introdotto computer e LIM. Una scuola ancora troppo statica, una scuola del sapere e non del saper fare. Il vero problema non sono gli arredi, è la paura di lasciare la strada nota, quella del «si è sempre fatto così». Aspetta un po', non è vero che «si è sempre fatto così». Cosa intendi? Prendiamo Confucio, che nel V secolo avanti Cristo diceva «se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco». Hai ragione, suona come un invito a una didattica del fare. Ma allora pensiamo anche a Socrate che diceva «io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare». E poi c'è Plutarco che con il suo «la mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere» ci faceva capire che la strada non era il nozionismo. E Maria Montessori che con le sue parole «il più grande successo di un insegnante è poter dire «i bambini stanno lavorando come se io non esistessi» spingeva verso una didattica in cui è l'alunno a determinare il proprio percorso. Ecco cosa faremo! Cosa? In ogni puntata del podcast Dai, facciamo didattica attiva, parleremo di una diversa proposta di didattica attiva. Cooperative learning, didattica stazioni, didattica aperta, brain writing e molto altro. Con tanti spunti operativi da provare subito in classe. Siamo Ginevra e Giuditta Gottardi, di Laboratorio Interattivo Manuale. E da settembre ti aspettiamo con le prime 10 puntate del podcast Dai, facciamo didattica attiva di Rizzoli Education.